è destinata a divenire una tienese illustre Anna De Muri, seppur rimanendo in punta di piedi. La ballerina vicentina spiccherà il volo verso la capitale culturale della Russia, prendendo casa a San Pietroburgo sul Mar Baltico. Questo dopo una lunga rincorsa composta di sacrifici, dopo aver mosso i primi passi di danza Atene, per poi accedere a una prestigiosa scuola di ballo a Milano, infine ancora giovanissima, prendere stavolta la palla al balzo con un salto leggiadro verso una carriera che si annuncia di portata internazionale. Non è un caso che un simile talento si sia sviluppato proprio sul palco del teatro comunale delle scuole di danza locali, germogliando in una città come Tiene, dove la danza in ogni sua forma di espressione artistica rappresenta un'attività a metà tra lo sport e la cultura. Dal bouquet di fiori già sbocciati, ecco anche Anna De Muri, tienese doc, come la sua famiglia, che gestisce un'attività alimentare poco lontano dal centro, cresciuta inseguendo un sogno fino a farsi notare ancora ragazzina a 8 anni, durante il festival 8 anni fa, durante il festival Incontro con la Danza, ospitato a Tiene. In quell'occasione si esibì, come racconta la nota diffusa dal comune, a soli 10 anni per la prima volta nel balletto da solo intitolato Le Petit Chapeau, mostrando in un colpo qualità, determinazione innata e quello spruzzo evocativo di magia. La nostra Anna ha avuto un contatto come membro del corpo di ballo del teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo, una delle più importanti compagnie in Russia, spiega l'assessore alla cultura Strinati, e la notizia ci riempie di gioia. In un momento di generale fermo per le attività artistiche, coinvolte in questi mesi da una crisi senza precedenti, l'affermazione professionale di Anna è un segno positivo che non solo conforta, ma è un segno di speranza per tutti quei giovani che amano a tal punto l'arte da dedicare ad essa, le sue multiformi declinazioni, la propria vita e farne un lavoro.